complesso ed è anche, come dire, estremamente articolato, perché si va appunto da quello che lei ha detto, da processi, filiere, prodotti molto differenti tra di loro, che generano benefici e impatti differenti fra di loro, quindi va valutato attentamente. E naturalmente c'è poi il discorso delle politiche, perché di fatto, come dire, alcune politiche di incentivazione, che tra l'altro è vero, parliamo noi con la nostra sbolletta, hanno fortemente incentivato questo settore, lo hanno fatto in un modo disordinato e tumultuoso. Io dico che le politiche sono importanti, ma sono importanti a livello regionale e a livello locale, perché questo tipo di attività potrebbe generare a livello aziendale, diciamo, un'attività integrativa al reddito, ma anche delle attività di carattere speculativo, e a livello territoriale potrebbe favorire le economie locali, per esempio se si parla di prodotti di scarto o di essenze profumate, per esempio della forestazione o di reflui, insomma di scarti di lavorazione a livello locale, oppure potrebbe generare quelle distorsioni che lei diceva tra la produzione di beni per l'alimentazione e addirittura anche delle distorsioni sull'uso del suolo, quindi del mercato. Abbiamo visto come gli affitti, per esempio, sono cresciuti in un modo spaventoso quando sono arrivate alcune realtà, no, dall'esterno per procacciarsi, diciamo, la materia prima per l'impianto. Quindi io credo che ci voglia, come dire, una valutazione attenta, che adesso non possiamo fare qui, insomma, in questo momento, ma soprattutto una ricerca, diciamo, di equilibrio, no, fra i due aspetti, fra la sostenibilità economica e quella ambientale. Io voglio dire che, come dire, in questa fase, diciamo, di trasformazione difficile, dove anche le politiche comunitarie, insomma, danno un loro indirizzo, ecco, non vorrei che ci fosse questa contrapposizione tra un'agricoltura di produzione da una parte e un'agricoltura invece di servizi per la collettività, sostanzialmente ambiente, paesaggio, energia pulita anche in questo caso, no? Dove di fatto si crea questa concorrenza spietata e pericolosa. La PAC a noi non va bene, perché il discorso dell'agricoltura di produzione abbandonata al mercato oggi è un discorso che mette l'agricoltura italiana, quella lombarda, in particolare la nostra, in grosse difficoltà, insomma, in termini di competitività e quindi di caduta pesante dei redditi, e con il rischio di abbandono. Con il rischio di abbandono con tutto quello che comporta, perché poi non avremo più il problema, come dire, ambientale, avremo un discorso diverso. Io credo che, per dire in termini un po' sganciati, insomma, no? Agricoltura e ambiente devono andare di pari passo. Io penso che ci possa essere un modello di sviluppo agricolo, di sviluppo rurale, che sia, quindi, che contempli questo, no? Sostenibile. E io penso che questo vada fatto. Occorre una strategia sulla sostenibilità e occorrono delle politiche coerenti con questa strategia sulla sostenibilità. Quindi io credo che il confronto sia assolutamente importante, ma soprattutto perché dobbiamo sperimentare soluzioni innovative, che non pesino né da una parte né dall'altra, perché gli agricoltori oggi, come dire, il loro atteggiamento è: dobbiamo produrre di più, ci chiedono di produrre di più, di produrre meglio, di produrre in modo virtuoso. Ma allora tutto questo ha un costo notevole in una realtà che ci espone dal punto di vista della competitività e di produzione su una, diciamo, una competizione basata sui prezzi, perché noi parliamo sempre di agricoltura, in realtà ci sono molte agricolture. Allora c'è un'agricoltura che produce dei prodotti differenziabili e differenziati, e su cui, come dire, la strategia è quella di valorizzazione di quel prodotto, insomma, non è quindi un discorso sostanzialmente di verticalizzazione della produzione, insomma, quindi della filiera, di internazionalizzazione, insomma, no? Dobbiamo di strategia di mercato. E poi c'è invece un'agricoltura di produzione di beni indifferenziati, le commodities, le cosiddette commodities, no? Su cui, come dire, la strategia che viene avanti è quella della differenziazione, per esempio, no? Allora, non produco mais per il biogas, per il biodigestore, produco questo, no, perché, come dire, la redditività migliora, altrimenti rimuove. Allora non possiamo nemmeno dire: no, tu non puoi fare questo, no? Non faccio questo, chiudo l'azienda, e il risultato è pessimo, no? Quindi è necessario, come dire, trovare delle soluzioni anche innovative. Prima si parlava di ricerca e di innovazione, insomma, sperimentazione, questo è importante. Le tecnologie corrono anche velocemente, più velocemente di noi. Quindi si tratta, come dire, di non farsi prendere dalla tecnologia, di farsi superare, ma di seguirla e di indirizzare la tecnologia verso quegli obiettivi che noi dovremmo avere, insomma, no? E allora io credo anche che ci debba essere il sindaco di Milano,
prima, no? Certo, un problema di controllo, è un problema anche di educazione. Questo è un problema anche di educazione agricola nei confronti dei produttori. Credo che le organizzazioni questo dovrebbero fare di più e molto, nel tempo di dire, perché è un problema, è un percorso quello che deve fare l'agricoltura oggi, no? Perché si passa dall'agricoltore produttore all'agricoltore imprenditore in questo caso, no? E quindi deve scegliere per chi produrre, per quale mercato, per cosa produrre. Quindi, come dire, di fronte ad una realtà di contributi pubblici, per i volontari in particolare, che sono sempre meno, e allora che poi rappresentano il 30%, 35% del bilancio aziendale agricolo, no? L'altro 70% invece è dettato dalla vendita, dalle che si fanno. Allora, non è che possiamo diventare tutti giardinieri d'Europa, sostanzialmente, non è che possiamo diventare tutti quanti dei dipendenti pubblici, no? Che sovvenzionati dalla comunità europea o lo Stato per mantenere le nostre aziende, come dire, come dei meravigliosi giardini. L'agricoltore vuol fare l'imprenditore, giustamente, insomma, no? E quindi però lo deve fare meglio, lo deve fare con quelle attenzioni, con quelle attenzioni. Quindi se poi Sormani ha toccato questo punto anche sul riso, no? Perché il problema del riso è, come dire, questo riso dobbiamo valorizzarlo, no? Ma siamo in grado di valorizzarlo noi da soli? O lo dobbiamo organizzare all'interno di una filiera in cui anche gli altri soggetti della filiera, come dire, si pongono lo stesso obiettivo nostro, no? Perché in realtà stiamo già parlando quasi di un prodotto indifferenziato, no? La varietà indica oramai è su prezzi internazionali, oramai è quella, la varietà giapponica, siamo in grado di valorizzarla, siamo in grado di fare di quella varietà lì, come dire, un'offerta che è tutta nostra, che contiene non soltanto, diciamo, il valore materiale di quel chicco lì, di quel prodotto lì, ma anche tutto il valore immateriale di cui lei diceva, insomma, no? L'ambiente e tutto quanto. Ecco, quindi questo è importante, ma questo deve avere una valorizzazione economica, non ce la possiamo sempre solo raccontare che abbiamo il riso migliore, sì, però il mercato non ce lo prende. Ora il Carnaroli, questo mitico Carnaroli, vale 35, 40 euro, pazzesco, 100 euro.